Manila Nazzaro lascia il GF VIP, telefonata in attesa e addio, parla Montano. Manila Nazzaro lascerà il Grande Fratello VIP 6, controvoglia, ma lo farà. A rivelarlo è stata la stessa Miss Italia 1999, che ha lasciato trapelare di essere stata raggiunta da una telefonata esterna che l'ha costretta a rivedere i propri piani. Non è un mistero infatti che la donna, se avesse potuto scegliere liberamente, con ogni probabilità avrebbe deciso di proseguire la sua avventura nella casa più spiata d'Italia. Non sarà così. Pare che la chiamata intercorsa privata che ha sostenuto non lasci spazio ad altre soluzioni. Della questione ne ha parlato anche Aldo Montano, che ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia con la Nazzaro nei 3 mesi trascorsi nella dimora di Cinecittà. Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Solo è tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro gli autori sono stati super carini, ma... Con queste parole Manila ha spiegato ai suoi compagni che non potrà continuare il suo cammino nel reality show di Canale 5. Nessun dettaglio in più svelato, come da regolamento. Infatti i concorrenti dovranno tassativamente rendere note le loro scelte sul rimanere o meno nella casa in prima serata. Aldo Montano, però, a riguardo dell'addio dell'amica, ha detto qualcosina in più. Manila Nazzaro lascia il Grande Fratello VIP, parla Aldo Montano. Ha ricevuto una telefonata un po' particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione, ma se non lo può dire. Queste le parole dello schermitore in merito alla situazione di Manila? Dunque restano aperte tutte le ipotesi sui motivi contenuti nella telefonata che hanno spinto l'ex Miss Italia a salutare il GF VIP 6. Quel che pare certo, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, è che la donna abbandonerà, non per sua volontà. Nel frattempo anche gli altri VIP devono decidere che piega far prendere al loro futuro. Resteranno quasi tutti in gioco, tranne Aldo Montano, che a più riprese ha detto di reputare il suo percorso nel programma concluso. In bilico ci sono poi Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani, Carmen Russo e Davide Silvestri. Soprattutto Carmen, Davide e Manuel sono i concorrenti più pensierosi sul da farsi. Un loro abbandono non è un'ipotesi remota. Infine c'è il caso Alex Belli, che nelle ultime ore ha dichiarato più volte che uscirà, ma al contempo ha sussurrato il contrario. Ad esempio, a Katia Ricciarelli, ha detto che passeranno il Natale insieme. La soprano glielo ha ricordato per rilevare una certa sua incoerenza quando lo ha sentito per l'ennesima volta dire che se ne andrà. Insomma, le solite tarantelle. 2. GF VIP, chi entra venerdì spunta il nome dell'ex corteggiatore e tentatore. Chi entra venerdì al Grande Fratello VIP 6? Alfonso Signorini lo ha detto chiaro e tondo nella scorsa puntata: sono in arrivo 3 nuovi concorrenti. I loro nomi non si conoscono ufficialmente, ma le voci sul web e nei corridoi non mancano mai. Anzi, un nuovo concorrente è stato svelato direttamente dalla rivista di gossip diretta da Signorini. Ieri infatti un'anteprima del servizio a lei dedicato ha annunciato l'ingresso nella casa di Eva Grimaldi, che non molti anni fa è stata già concorrente dell'Isola dei Famosi.
era nel cast e nell'edizione con Ratzedegan, e tra i concorrenti c'era anche Giacomo Urtis, che ritroverà nella casa. Eva Grimaldi dunque è il primo nome certo, ma i nuovi concorrenti del GF VIP 6 in arrivo sono tre. Quelli che entrano venerdì, almeno. Insieme a lei nella puntata del 17 dicembre dovrebbe varcare la porta anche un'altra donna molto attesa, ovvero Natalia Caldonazzo. Solo donne? No, con loro pare ci sarà pure un uomo, sebbene al momento sia quello più incerto. Si vocifera da tempo dell'arrivo nella sesta edizione di un ex corteggiatore di uomini e donne o di un ex tentatore di Temptation Island. Ebbene, se questo nome dovesse corrispondere a verità, allora entrerà un concorrente che è stato entrambe le cose in passato. Prima corteggiatore di Giulia Quattrociocche e poi tentatore, si era avvicinato a Valeria Liberati, che era entrata in coppia con Chavai. Gli indizi ci sono, manca solo il nome dell'ex corteggiatore e tentatore del GF VIP 6, si tratta di Alessandro Basciano. Questo ha spifferato la pagina Instagram VIP 6 News, ma si tratta di un'indiscrezione per il momento. Alessandro Basciano al GF VIP 6 è un nome che potrebbe mettere d'accordo il pubblico. A Uomini e Donne ha conquistato i telespettatori mostrandosi come un ragazzo buono e genuino. Ha un figlio a cui è legatissimo e di recente è tornato alla ribalta nella cronaca rosa per una storia con Erjona Sulejmani. Lei è l'ex moglie del calciatore Blerim Etzemaili. Insomma, con lui signorini avrebbe di cui parlare. Chi entra venerdì al Grande Fratello VIP 6? Alfonso Signorini lo ha detto chiaro e tondo nella scorsa puntata: sono in arrivo tre nuovi concorrenti. I loro nomi non si conoscono ufficialmente, ma le voci sul web e nei corridoi non mancano mai. Anzi, un nuovo concorrente è stato svelato direttamente dalla rivista di gossip diretta da Signorini. Ieri infatti un'anteprima del servizio a lei dedicato ha annunciato l'ingresso nella casa di Eva Grimaldi, che non molti anni fa è stata già concorrente dell'Isola dei Famosi. Era nel cast e nell'edizione con Ratzedegan, e tra i concorrenti c'era anche Giacomo Urtis, che ritroverà nella casa. Eva Grimaldi dunque è il primo nome certo, ma i nuovi concorrenti del GF VIP 6 in arrivo sono tre. Quelli che entrano venerdì, almeno. Insieme a lei nella puntata del 17 dicembre dovrebbe varcare la porta anche un'altra donna molto attesa, ovvero Natalia Caldonazzo. Solo donne? No, con loro pare ci sarà pure un uomo, sebbene al momento sia quello più incerto. Si vocifera da tempo dell'arrivo nella sesta edizione di un ex corteggiatore di uomini e donne o di un ex tentatore di Temptation Island. Ebbene, se questo nome dovesse corrispondere a verità, allora entrerà un concorrente che è stato entrambe le cose in passato. Prima corteggiatore di Giulia Quattrociocche e poi tentatore, si era avvicinato a Valeria Liberati, che era entrata in coppia con Chavai. Gli indizi ci sono, manca solo il nome dell'ex corteggiatore e tentatore del GF VIP 6, si tratta di Alessandro Basciano. Questo ha spifferato la pagina Instagram VIP 6 News, ma si tratta di un'indiscrezione per il momento. Alessandro Basciano al GF VIP 6 è un nome che potrebbe mettere d'accordo il pubblico. A Uomini e Donne ha conquistato i telespettatori mostrandosi come un ragazzo buono e genuino. Ha un figlio a cui è legatissimo e di recente è tornato alla ribalta nella cronaca rosa per una storia con Erjona Sulejmani.
Lei è l'ex moglie del calciatore Blairy Mezzemaili. Insomma, con lui signorini avrebbe di cui parlare.